del cerchio non sono solo le figure mitologiche, eroiche, ma le persone per come sono, le pulsioni che le hanno sostenuti e spinti a fare un percorso di riconquista della libertà, per il diritto di studiare, di fare una vita dignitosa e libera per sé e per gli altri, con spirito di dedizione alla causa. Quindi questa cosa è molto bella, ti ringrazio, perché nessun racconto familiare aveva permesso di comprendere questo spessore che a me personalmente mancava. È chiaro che poi io sono cresciuto in questo ambiente, tra l'altro il destino ha voluto che nel 2000 io casualmente sono andato a abitare nella stessa strada dove è stato confinato Erich Priebke, per cui ho avuto questa curiosa incombenza di dovermi ricordare giorno dopo giorno che cosa è stato per Roma la presenza dei nazifascisti, con tutte le possibili discrasie che una figura di vecchio, ma ragazzi, un vecchio altero, dritto sui suoi piedi, che con accompagnato dai funzionari della Polizia di Stato andava a farsi la passeggiata nello stesso parco dove io portavo il mio cane a passeggiare, quindi ogni giorno era un confronto con questo passato. Il cane è troppo buono. Ovviamente per indole familiare non potevo avere un cane lupo al pastore tedesco. Tutto questo per dire che poi nel ricordare la figura di Paolo Petrucci, che è sulla quale si è abbattuto un tragico destino, come lui tratteggiava nella lettera a papà, perché se andiamo a pensare che è stato l'unico a cambiare identità, stava in una cella e è scattato questo drammatico conteggio, una lotteria è stata lì a Regina Coeli, e quindi però per onorarne la memoria, per onorare la memoria di Paolo e di tutti i martiri della libertà, proprio sulla memoria dobbiamo continuare a lavorare, perché la memoria, come sappiamo dalle scienze biologiche, è il tassello fondamentale. L'animale fa l'esperienza, la memorizza e apprende. Non è un caso, scusate se lo dico da medico, che anche nell'immunologia si parla di memoria. Le nostre cellule conoscono l'estraneo, il germe, l'alieno che tenta di aggredirci, sviluppa un sistema di memoria appunto immunitaria e cerca di difendersi aggredendo. Quindi il valore fondativo della memoria, questo è per me un aspetto centrale, anche perché in questi miei 60 anni ho visto che sulla resistenza tanto è stato scritto, ma mai si è divenuti a una visione pacificatoria e unificante per il nostro paese, e questa è una cosa che ci preoccupa molto, perché nessuno... Non c'è niente, c'è poco da pacificare, non c'è da pacificare. No, ma non è da pacificare, non significa... Intendeva dire una storia condivisa. Una storia condivisa sulla quale costruire un comune destino di italiani, non di pacificazione di chi era dall'altra parte. Intendiamoci, e questa è la cosa che volevo sottolineare. Passo la parola a te. E adesso abbiamo la nostra... C'è,
c'è qui il presidente dell'ANSI, non so se a questo punto vuol dire Nassi. Un saluto dell'ANPI di Roma, Ernesto Nassi. Io ti do portiere il mio posto per un po'. Grazie. Comunque vi complimento perché ho potuto vedere il libro, ho ascoltato le cose che avete raccontato. Ma io credo che, so come mettere, devo dare la spalla a qualcuno. No, stai, mi metto in mezzo, non do fastidio a nessuno. E spalla ai libri, no? Le perdoneranno. Ma io non ho, quando sono venuto, Massimo mi ha chiesto di intervenire, gli ho detto di no, preferivo dare un'occhiata al libro, anche perché, insomma, lo rende un po' conto di quello che era. Quindi mi scuso, ma io sono abituato così. Guardate, questo libro in un certo qual modo è un condensato della storia della Resistenza, perché questi ragazzi hanno vissuto tutto, hanno vissuto il periodo in cui il fascismo c'era, hanno vissuto la loro scelta di opporsi al fascismo e hanno pagato anche con la vita. Quindi, vedete, io mentre ascoltavo le cose che venivano dette da Massimo e dalla signora che leggeva le pagine, mi è venuto in mente l'altro ieri al Campidoglio, ti ricordi, vero? Siamo stati al Campidoglio dove si è ricordato il 60° anniversario della nascita del Museo Storico della Liberazione di Roma, via Tasso, e 100 anni del partigiano, per me, prima, poi il ministro, tutto il resto, Giuliano Vassalli. Ecco, io credo che nel libro della nostra città ci sono delle pagine che devono essere ancora scritte, e quelle pagine sono le pagine della resistenza che c'è stata a Roma per 271 giorni dell'occupazione nazista, perché sembra che Roma non abbia avuto una resistenza. Vedete, questa è una cosa che mi irrita da morire. Sarà perché sono figlio di un partigiano combattente e quindi so mio padre con i fratelli quello che facevano. Ma al di là di questo, è ingiusto che non venga riconosciuta alla nostra città un ruolo importante nella resistenza. È stato un ruolo importante. Ha vinto la medaglia d'oro. Brava. E anche medaglia d'oro per la resistenza, tra l'altro. I romani non lo sanno. No, ma neanche quelli del nord lo sanno, ve lo garantisco, vero? Neanche quelli del nord, perché io tre giorni fa stavo a Capri, alla festa nazionale, e ho avuto possibilità di confrontarmi con un po' di compagni, lasciamo perdere. Quindi il problema qual è? Noi dobbiamo avere la capacità di scriverla questa storia. E tu sai che io ho fatto una proposta che provocatoria probabilmente, però due hanno già aderito. La proposta non l'hai sentita, quando ho proposto che le associazioni partigiane della deportazione, della persecuzione razziale e dei perseguitati dal fascismo, dobbiamo metterci insieme e scrivere... Quello che intendeva lui quando intendeva di parlare della resistenza... Sì, però io la parola pacificato mi va bene. L'importante è che ci siamo capiti che c'è anche una guerra intestina. Sì, lo so. Quindi io ho lanciato questa proposta, chi ci vuole stare è benvenuto. Ci mettiamo a tavolino, ognuno scrive per la propria parte. Io ho i miei compagni che verranno delegati a fare questa cosa per l'ANPI e gli altri faranno la stessa cosa. Io conosco molto bene Vera e so perfettamente che se lei prende l'impegno è molto rigorosa, è molto seria e quindi non fa trucchi, mentre qualcun altro potrebbe farne, tu sai chi mi riferisco. Quindi al di là di questo, io credo che questo libro ha un grande merito, che parla dei cinque ragazzi di via Buonarroti e riempie quelle pagine che dicevo prima, perché ci sono molte di queste storie, ragazzi che si sono uniti e hanno cominciato a combattere contro il fascismo e il nazismo, ragazzi che hanno scelto quella strada e hanno pagato anche un prezzo. Non è che queste cose, una volta che uno le sceglie,
so cose come se oggi noi scegliessimo, non so, di fare qualcosa, oggi non si paga niente, ma all'epoca queste scelte rischiavi la pelle, e infatti due hanno pagato. Quindi io credo che ben vengano libri come questo, noi abbiamo bisogno di libri come questo, a noi servono, perché vogliamo, ripeto, riempire quelle pagine bianche, perché Roma non può non avere una, la propria storia con tutto quello che è successo. Guardate che 271 giorni di occupazione nazista e collaborazionista fascista, sapete quanti morti ci sono stati a Roma? Sono stati più di 7.000, più di 7.000 morti. Dice no, non è possibile. Sì, i conti si fanno presto, perché i morti dei bombardamenti vanno considerati tra i morti che ci sono stati in quei 271 giorni, perché se i tedeschi accettavano la città aperta non sarebbe stata bombardata Roma, e invece non l'hanno accettata, c'è stato quello che c'è stato, ma poi tutte quante le uccisioni che ci sono state nella città. Quindi io credo che ben vengono altri libri come questo. Ti ringrazio. Grazie a te. Preferisco. Beh, io voglio dire a Massimo una cosa, che noi non parliamo neanche della resistenza di Napoli. Chissà che Napoli ha avuto le cinque giornate dove proprio spontaneamente hanno cacciato i tedeschi, perché loro li hanno cacciati dai vicoli ai palazzi, li hanno fatti fuori. E nessuno, non ne sappiamo niente. In questo senso è un paese diviso il nostro, eh? È diviso per tante cose e anche per la storia. Poi basterebbe fare un po' che colla, come si dice, perché di questi libri, beh, il suo era un po' mirato e particolare, un piccolo gruppo, ma ce ne sono tanti, perché poi in fondo le memorie partigiane, ma le memorie della deportazione sono state scritte. Ma c'è anche una sorta di litigio fra di noi, siccome c'era all'epoca della resistenza, non mettiamoci dietro, perché quei militari che hanno fatto la resistenza e che sono stati, a Roma parlo, uccisi alle Fosse Ardeatine, e che avevano fatto un gruppo di resistenza fedeli al re, poveretti, avevano giurato, ci credevano, ma su quello hanno combattuto contro i tedeschi e sono state tutte le grosse perdite. I carabinieri e tutto frantumato, non solo, ma c'è chi anche litiga sul fatto io c'ero o non c'ero, i GL con i garibaldini, e questo anche all'epoca. E purtroppo finché noi italiani, parlo, riusciamo a capire che questo è un paese o vive tutto o a fondo tutto, e non solo sulla resistenza ma su tante cose dell'oggi, ci mettiamo a ragionare in termini paese in senso con la P maiuscola, dall'Alpi alla Sicilia, compreso anche la Sardegna, perché poi i sardi sono sempre tirati fuori da tutto. E questo non siamo riusciti a farlo, né con la resistenza né con la Costituzione, e via via con i vari governi. Io non lo so se riusciremo mai, forse vogliamo il principe, continuiamo ad avere i principi per regioni. Può darsi che noi siamo affezionati a quel tipo di rapporto. Ventenni, diciamo. Sì. Per blocchi di vent'anni. Non lo so. Comunque sì, tornando a questo argomento di questa sera, prima di tutto voglio ringraziare tutte queste belle ragazze e ragazzi, perché è la prima volta, dico la prima volta, che vedo un pubblico così giovane. Mi fa molto piacere che questo pubblico sia un pubblico di una libreria e non di un posto così dove si va a bere e soltanto così, magari ci si scambia anche delle idee, ma dove il fine ultimo è quello di divertirsi. Qui siete venuti per capire qualcosa, penso, perché capire qualcosa che vi riguarda, nel senso che riguardate i vostri genitori, i vostri nonni, e per le colmare delle lacune che tutti questi giovani hanno.
la trasmissione della la memoria fra generazioni. È anche un compito. No, proprio non usa più, interrogare i genitori, intanto non hanno tempo di occuparsi dei ragazzi. C'è mamma televisione che se ne occupa quando sono piccoli e così non rompono tanto le scatole. I genitori sono abbastanza pressati, non è che una colpa, è il ritmo di questa nostra cosiddetta civiltà che va così veloce che non ci permette nemmeno di guardarci indietro. Quindi mi fa molto piacere che ci siano delle facce fresche di gioventù, e vorrei dire a loro che anche noi eravamo giovani, non così, perché avete sentito che poi in fondo Paolo aveva 30 anni, 20, 26, io ero, mio fratello era il più giovane ed era venuto via da Milano perché aveva già ricevuto la cartolina per andare a fare il militare e era venuto fiducioso che a Roma arrivassero prima gli alleati, che anziché a Milano stava ancora in famiglia, e poverino è finito a Regina Celli con il rischio di finire anche le Ardentine, perché la scelta è stata veramente una scelta. Io penso che un certo disegno per qualcuno ce l'avessero. Intanto sapevano che prima di tutto gli ebrei sarebbero stati predetti, quello era detto e subito stabilito. Poi c'erano anche delle persone che via Tasso erano via Tasso e avevano avuto delle gravi, per ragioni molto gravi o perché erano stati armati e avevano stati presi con le armi in mano. E quindi quelli erano gli altri. Poi si sono accorti che facevano, se avessero dovuto fermarsi lì, avrebbero raccolto 80-90 persone e che non bastavano per arrivare al famoso 10 persone per ogni tedesco ucciso. E allora si è data man bassa proprio a chi si è ricordato, penso io, dell'SS. Io penso che per Paolo Petrucci non sia stata casuale, perché è l'unico del gruppo che si prende un ceffone. Intanto i tedeschi odiavano gli intellettuali, tanto per dirlo, ed era l'unico che portava gli occhiali di noi e che aveva l'aria di un professore, perché non so, l'hanno individuato così. E gli hanno dato un ceffone quando ci hanno arrestato, è stato l'unico che è stato preso malamente. E può darsi che le SS di via Tasso non è che sono state le stesse che hanno portato via i prigionieri, quindi una certa memoria visiva, soprattutto se facevano quel mestiere, ce l'avevano, e anche dei nomi forse. E quindi così, poi dopo hanno preso a caso entrando e uscendo, avevano degli elenchi di prigionieri e sono andati avanti, così avanti meccanicamente, che ne hanno presi, come tutti sanno, 5 di più di quello che servivano, però siccome questi 5 erano lì, erano ammazzati. È stata una morte terribile, io ho già detto le mie considerazioni su questa immagine di una morte serena. Io penso che sia stata la morte peggiore. Il modo peggiore di morire è proprio stato quello di dover salire sui morti, su quelle persone già sparate, e aspettare che ti sparassero a te. E questo è stato, non so se è stato un calcolo, è stato dovuto anche alla ristrettezza dello spazio. Non era facile trovare a Roma, vicino alla città, un posto deserto, perché doveva essere deserto di popolazione, che potesse permettere questa strage e anche il nascondimento di tutte queste palme. E quindi hanno escogitato questo sistema assolutamente brutale, non per l'Italia forse l'unico, ma che era servito molto ai tedeschi in giro per l'Europa con gli ebrei, perché le stragi di ebrei che hanno fatto nei paesi che andavano via via occupando nell'est erano quelle, insomma, erano di farli entrare direttamente in una fossa, di ucciderli, di seppellirli uno sull'altro, senza avere così nemmeno l'incombenza di dover buttare una palla di terra. Questo è stata una fine terribile, è stata
la cosa più dolorosa per me, ma anche per Enrica, penso, più del nostro viaggio per andare in Germania, veramente è stato un colpo alla, come dire, alla fiducia dell'umanità, al pensare che ci sarebbe stato uno sbocco possibile e non una morte per tutti. E questa strage delle Fosse Ardeatine, consumata in quel modo, con questi nomi fatti a caso, andavano, venivano dalle celle più volte perché il nome era già lì, però non era in lista, insomma, è stato, ci hanno messo un bel po' di tempo, e in quel bel po' di tempo tutti noi abbiamo capito che non era andare a lavorare, non poteva essere una chiamata al lavoro come ci si illudeva, e forse pare che si siano illusi alcuni, poi nessuno ha raccontato naturalmente con che anima sono andati al macello. Per noi parlavamo di gruppi della resistenza, ieri è stata una bella lezione di Claudio Natoli su questo che era questa generazione dell'antifascismo di mezzo, diciamo, fra l'antifascismo del prima del fascismo, e il fatto quasi tutti gli esuli, gente condannata che era stata nel confino fascista, persone che poi erano andate all'estero, che erano rientrate soltanto quando era poi caduto l'8 settembre, non li fate un po' per organizzare. Ora, la resistenza armata, la rete della resistenza è frutto, è vero, di questa rete di antifascismo precedente, perché se no non si sarebbe organizzata così in fretta. Infatti molti dei capi partigiani erano militanti che erano andati all'estero per sfuggire al regime, e per sottrarsi, anche Cino Moscatelli, per esempio, famoso comandante partigiano. Poi c'è stata questa resistenza delle città. Io non so delle altre, è stato un po' diverso perché sono stati più tempo sotto occupazione, ma Roma in quel concentrato di giorni, c'è stata una presa di coscienza, diciamo, che si è trasmessa con dei figli dell'inconscio, pensando forse ognuno ha capito che in quel momento doveva fare una scelta di libertà. E questa nostra parte, Enrica, forse che era già iscritta, aveva già un orientamento politico, ma certamente dalla mia parte, quello che è stato, che sono stata, per la mia esperienza, è stata una veloce presa di coscienza della libertà di pensiero necessaria e della libertà di cultura, perché il fascismo era una gabbia di cui noi non ci rendevamo nemmeno conto, perché uno dice, beh, la libertà è una cosa, sì, la libertà è una cosa preziosa per chi la perde, ma non per chi non l'ha mai avuta. Se non l'hai mai avuta, non sai nemmeno che cos'è. E tutti dicevano, quindi è un bene così prezioso, è così prezioso e così da salvaguardare ad ogni costo. Ad ogni costo, dico, non dico di ammazzare l'avversario con l'ascia, ma tenere la mente libera, e continuamente alimentata. Cosa che non lo so se questo tipo di società che stiamo vivendo adesso lo sta facendo. Mi sembra che invece sia piuttosto incoraggiata un po' l'ignoranza, un po' il prestatofismo, un po' di fare cose in fretta, un po' di comunicare con quattro parole più o meno essenziali senza i fronzoli, importantissimi i fronzoli. I fronzoli sono una cosa fondamentale. Se non c'è un po' di barocco nel nostro modo di pensare e di vivere, siamo proprio delle ossa e basta. Quindi se non vogliamo essere delle soltanto un'ossatura, ci vuole un po' di qualcosa che faccia anche sollevare l'anima, che ti faccia ammirare una cosa, che ti faccia senza secondi fini, ma solo perché ne sai che è un frutto di una scuola di pensiero, di una scuola di pittura, di una scuola, insomma, la cultura, libertà, la cultura, la lettura. Adesso non so se verrà sostituita dall'ebook, mi auguro di no,
perché l'odore che hai il libro, la carta stampata, è solo già l'odore che ti fa prendere in mano quella materia. E poi sì, se vai a letto con un libro ti addormenti meglio piuttosto che andare a letto con la televisione, questo ve lo consiglio, se provatelo, se non ci siete abituati. Prendete anche un romanzo giallo, prendete una cosa qualunque, ma leggete in quel momento in cui siete voi stessi con la carta stampata. Lì vale soltanto il vostro rapporto. Non ci sono altre cose in mezzo. Io ho finito, devo solo dire che non abbiamo parlato di Sergio, del papà, che è stato il nostro salvatore del carcere, perché lui portava i pacchi, lui ci procurava la roba da mangiare, borsa nera, faceva tutte queste cose, per cui c'era bisogno di una persona intelligente, non particolarmente vistosa dal punto di vista politico, era un impiegato della Telecom, fra l'altro un posto di grande privilegio, da allora si chiamava la Tetti si chiamava, i telefoni, e quindi anche questo poteva girare contro il fuoco, credo, perché avevano il permesso di circolazione, insomma, e lui ha usato questo suo privilegio per renderci più facile la nostra, come si può chiamare, il nostro purgatorio. L'inferno non l'abbiamo, per fortuna non l'abbiamo dovuto assaggiare. Grazie, e grazie a questi bravi gestori, gestrici, sono molte donne, a tutte donne. No, siamo 16, sono 13 donne e 3 uomini. Bravo. Facciamo un applauso. Perfetto. Grazie per aver partecipato. Vera, per chi lo desidera, firmerà il libro per voi. Posso dire una cosa? Sì. Scusate, ci sono domande. Ho conosciuto la mamma bene di Pedrucci e quindi la frequenterà, non sono la moglie di Sergio. Sì. Grazie. La serenità, il senso delle cose di questa donna, che ricordava il figlio, che ricordava il sacrificio del figlio, non si è mai vantata del fatto che il figlio fosse una bella intelligenza, non è che come madre vantasse le qualità del figlio, una donna che vedeva tra l'altro anche un futuro, lei aveva la speranza che il sacrificio del figlio e di tanti ragazzi o non ragazzi che erano morti lì, potessero in qualche modo preparare un futuro migliore, sicuramente migliore, perché la dittatura era finita, insomma. Però lei aveva molto fiducia. Io vorrei dire che ci sono delle persone che ancora, è una mamma che aveva subito la perdita e il dolore della perdita, che guardava con tanta speranza all'avvenire. Veramente dopo la guerra tutti noi pensavamo veramente di iniziare un periodo buono, di libertà, eccetera. Ma questa mamma che io ho conosciuto bene aveva e diceva a mio marito, a Sergio, tu trasmettilo ai tuoi figli, trasmettilo, non c'era neanche bisogno di questa raccomandazione. Comunque lei cercava di inculcare, perché poi aveva un fratello più piccolo, un figlio più piccolo, eccetera. Ed era una mamma, come tante mamme naturalmente, che provava il dolore, ma che aveva fiducia nell'avvenire. Io vorrei che questa fiducia così avesse un riscontro, poi avesse avuto prima e lo avesse ancora, per un'Italia, per un paese che in qualche modo non vada allo sfascio. Ecco, questo dico. Grazie.